Avete mai visto una separazione così turbolenta? Chiara Ferragni e Fedez non solo stanno dividendo i loro beni, ma anche i loro affetti più cari. Chi si prenderà cura dei bambini? E chi avrà la custodia del dolce Paloma? Scopritelo con noi! Mettete un like ed iscrivetevi al canale! La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sta prendendo una piega sempre più complessa. Da un lato, i due stanno cercando di trovare un accordo legale ed economico che sia il meno doloroso possibile. Dall'altro, emergono tensioni inaspettate su chi debba occuparsi dei figli, Leone e Vittoria, e persino del cane di famiglia, Paloma. Chiara si è affidata all'avvocatessa Daniela Missaglia, mentre Fedez ha coinvolto Alessandro Simeone, Pompilia Rossi e il suo storico legale Andrea Pietrolucci. Sebbene sui social appaia che i bambini trascorrano del tempo sia con la madre che con il padre, la questione della custodia rimane delicata. Ma quello che sorprende di più è la disputa su Paloma, il golden retriever della famiglia. Fedez ha espresso il suo disappunto per non poter più vedere il cane, di cui si occupava esclusivamente lui. «Non mi fa piacere, non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più». Nel frattempo, Fedez continua a essere al centro dell'attenzione mediatica per il suo nuovo flirt con la modella francese Garance Autier. Le frecciatine tra Chiara e Garance non si fanno attendere, con scambi di provocazioni attraverso canzoni su TikTok. Chi riuscirà a ottenere la custodia dei bambini e del cane? La battaglia legale tra Chiara e Fedez sembra appena iniziata. Lasciateci un commento con la vostra opinione e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su questa e altre storie. Pensate che Fedez dovrebbe riavere il suo amato Paloma?